benvenuti a Frammenti d'Archeologia. Oggi parliamo del Colosseo, voluto e costruito da Vespasiano, l'imperatore, nel 72 d.C. e terminato da Tito nell'80. Entrambi facevano parte della famiglia Flavia ed è per questo che fu denominato Amphitheatrum Flavium. Successivamente cambiò il nome, Colosseo, perché era un vero e proprio colosso rispetto a tutte le altre strutture che c'erano in quella zona. Colossum, Colosseo. All'interno ovviamente i gladiatori si affrontavano tra loro, gladiatori contro gli animali, questo prendeva il nome di Venationes, e poi la naumachia, che solo a Roma fu fatta, queste lotte all'interno del Colosseo tra le navi, quindi veniva riempita praticamente l'arena con dell'acqua e poi c'erano queste sfide che ricordavano le battaglie di una volta, che piacevano tantissimo all'imperatore che seguiva queste vicende. Nel VI secolo d.C. furono fatti gli ultimi giochi, gli ultimi incontri, le ultime sfide e poi il Colosseo fu utilizzato solo ed esclusivamente come cava per le costruzioni delle importanti opere, soprattutto del Rinascimento. Pensate, nel XVI secolo d.C. Papa Sisto V volle addirittura distruggere il Colosseo. La morte arrivò improvvisamente e alla fine il Colosseo vinse. Se tutto quello che vi ho detto lo conoscevate già, non mi resta che dire che un piccolo ripasso fa sempre bene.